Stanno sti due vecchietti, Pasquale e Natalina, lui 95 e lei 90 anni, sposati da 60 anni, che stanno nell'intimità della loro stanza da letto. Allora a un certo punto Natalina si rivolge a Pasquale e gli fa: a Pasquale, senti, io ti volevo fare una domanda da un sacco di tempo. Dimmi Natalina, senti un po' Pasquale, ma dimmi la verità, però devi essere sincero, eh? Ma te in tutti sti anni di matrimonio ci ha mai avuto una fantasia particolare? Beh, Natalie, veramente no, io non ci ho mai avuto nessuna fantasia in particolare. Ma perché tu sì? Ah, voglia Pasquale, io ci ho sempre avuto una fantasia incredibile. Ah, e che fantasia c'hai avuto? Io mi sono sempre immaginata di sta su una spiaggia dei Caraibi e di farlo sotto una palma che mi fa ombra col meraviglioso sole caraibico, con gli uccelli che mi volano intorno e il vento che mi scompiglia i capelli. Ah, davvero Natalie? Senti un po', ma io sto sopra o sotto? No, tu stai a casa Pasquale. Insomma, ci stanno due amici che si incontrano e uno nota che l'altro è molto provato. Allora gli fa: oh, a Giova, ammazza, saranno 7-8 anni che non si vedevano. Ma che ha fatto? Ti vedo sbattuto, ti vedo giù, ma che ha fatto? Sta buono, amico mio, te ne sai l'ultima notizia. Non posso più andare a ballare, non posso più andare a donne, non posso più bere, non posso più fumare. Non posso più andare in vacanza con amici, non posso più fare niente. Ammappa, amico mio, mi dispiace proprio. Senti, ma che c'hai problemi di salute? No, no, è che mi sono sposato.